Siamo di nuovo qui, questa è la grand final. Allora, prima di partire, ragazzi, ricordiamo Gamers vs Food, seconda edizione. Al terzo posto, il terzo classificato riceverà una action figure di Jigen offerta da JLMyLifeToys.it. Secondo classificato si porterà a casa il cestino di prodotti alimentari giapponesi offerto da KissaShop.it, la prima fumetteria in Italia con reparto alimentare giapponese. E per il primo classificato, un New Nintendo 3DS offerto da Gameside, negozio di videogiochi in via degli Zabarella a Padova. Ah, niente, qui io ho detto tutti i premi a schiodo perché credevo che stessero già partendo. Intanto era una prova tasti. Hanno appena finito la prova tasti, quindi sono già buoni per partire. Ah, niente, amano questa strada affollata di Hong Kong che è buia. A me si incrociano gli occhi a vedere questo stage. Comunque, contenti loro. Sì, siamo qui adesso, grand final, finale decisiva. FT3, però ricordiamo che Forgo viene dal loser's bracket, quindi dovrà niente poco di meno che vincere 6 match contro Kurosaki, un giocatore scarso, dicono. Sì, in quanto la doppia eliminazione funziona così: chi vince il loser final per poter vincere il torneo deve vincere un match e poi vincerne un altro, quindi sarà molto dura, ma il Forgo sta già dimostrando di essere un giocatore all'altezza. Niente, qua appunto vediamo una Chun-Li già con la schiena contro le portiere dell'autobus, sembra una cosa brutta detto così. E questo Bison fa pressione. Ancora Forgo, mid, Shister Kick, presa di Kuro, butta a terra Bison. Instant air kick, combo counter, attenzione, cerca di liberarsi con la fireball, throw escape, cross under di Kuro. Ottimo anti-air da parte del Forgo. Ancora Chun-Li con la schiena contro le portiere del bus. Ci piace questa figura, sì. Ottima reazione di Forgo. Direi che qua la vita qui si equivale. Cioè, mi sembra che la lead la conservi un pochino Kuro. No, adesso è di Forgo. Shisor kick, lo tiene lì. Ottima tech throw. Buono, poteva chiudere. Chiude con la presa. E niente, la stampa dentro l'autobus. Primo punticino per Forgo. Throw di Kuro. E niente, piccoli poke. Ottima difesa da parte di entrambi, direi. Ancora. Qui vediamo. Kuro legge bene il teleport di Forgo e lo punisce con una throw. Instant legs. Adesso è Bison con le spalle su contro l'autobus. Questa ottimo che gli manda la fireball davanti e poi cerca di entrare con una throw. Ancora colpi medi, gioco di fuzzi per entrambi. Kuro prova a saltare in testa, niente, throw. Ottimo blocking da parte di Forgo. Qui gli rimane un poca vita la lead di Kuro. Buona la lettura, non si fa andare alle spalle Kuro. Qua potrebbe chiudere. Niente, Asancho overhead chiude, butta a terra, uno pari. Veramente ottimi giocatori. Iniziamo con il terzo round e Kuro inizia già con una critical arc. Che veramente ottima la reazione. Dà il danno a netto vantaggio di Kurosaki, ma Bison ha un output di danno veramente alto, per cui basta veramente che Kuro faccia sfuggire un'occasione e che i giochi di uccidere. Nel frattempo la pressione del Dig è sempre molto importante. Distruggendo le luminarie giapponesi. Adesso qui vediamo Kuro con la sua povera Chun-Li. con le throw escape. Bison, Psycho Inferno. Ottima la lettura anche di Forgo. Quindi spinning bar kick X. Asancho non entra. Ottimo il blocking da parte di Forgo.
throw escape per il culo, ma tutto può accadere. Qui Kuro ha ancora la lead, non vuole fare errori, vuole giocare pulito, ha il suo vantaggio. Niente, entra standing mid kick, applausi da parte del pubblico. E il primo punto è di Kurosaki. Ah sì, che bello. No, cioè sembrava una cosa, mia... avevo qua Ubire che mi fa le carezzine alla nuca. Niente, ripartiamo. Ancora instant legs, non è... momento serietà, ragazzi. Ancora Kuro prova, salta in testa, sbuffa la throw, forgo. Calci ovunque, da tutte le direzioni, veramente ben giocato da parte di Kuro. Ancora throw escape. Rimane un 15% di salute per 10%, facciamo meno 5, 2, 0, chiude. Chiude in crash counter con una spazzata. Giocata veramente molto aggressiva da parte di Kuro, non trovi, Albe? Decisamente sì. Ma d'altronde questo è l'unico modo per giocare questo gioco, nel senso. Oh, parata la critical art. Poi è stato Ryu, forse avrebbe fatto un live moment. Ma Bison non glielo può fare, diciamo. La pressione in questo gioco è fondamentale, è l'unico modo per vincere, perché è un gioco che premia l'aggressività piuttosto che la difesa. Infatti grazie a tutta una serie di tool che hanno i personaggi per difendersi meglio con i reversal invincibili. Il reversal stesso, appunto. Qua vediamo Forgo che non vuole concedere nulla al suo avversario, a lui la lead, gli manca veramente poco per vincere. Qua Kuro, buona la V-reversal, crash counter, può chiudere, non chiude, manca magic pixel per Kuro. E yes, gli punisce il Kikoken. Niente qua, ancora Kuro, ottimo kicks, instant legs, ottimo, buona l'attesa, ottimo il blocking da parte del Forgo. Ancora instant legs, ottimo Kuro tira al momento giusto e fa un'ottima pressione. E sì, beh, Forgo si difende bene. Scissor kick, si salta in testa, buona la punish di Kuro, ancora throw. Poca vita per Forgo, che comunque continua a difendersi. Attiva il V-trigger, questa può chiudere. La Zansho, niente, punisce tutto, non poteva fare veramente nulla. Applausi. E qui sì, championship point per Kurosaki. Ancora un match separa dalla vittoria Kurosaki. Forgo per... un miracolo. Però non vogliamo deprimere i giocatori, anzi vediamo che c'è un grande hype in questo finale. Siamo... ci ha raggiunti Fabiano in questo momento. Fabiano, cosa ne pensi di questa gran final? Cosa ne penso? Se la sono meritata. Forgo ha un bel impegno qua a questa fase bracket, non è per niente facile. Sì, sta picchiando bene, tiene una buona pressione, ha un ottimo Bison, fa le frame trap, pressa bene. Non vuole perdere Forgo, non vuole assolutamente perdere. Va bene, perché sappiamo bene che questo gioco si gioca come l'ultimo. E infatti qua Forgo tira fuori gli artigli. Nell'autobus scuro. E qui un calcione alla nuca. Si mangia le bolle di Chan Li. Ancora scissor kick, tecca la throw. Quel neutral jump con calcio di forte di Chan Li è veramente fastidioso. Psycho Inferno. Ok ragazzi, eccomi qua, sono Fabismo, sono tornato e sono meravigliato da questa finale. Kuro ha una bella lead, siamo 2-0.
Ma vediamo che il game non è finito. Curva in vantaggio di un pallino. Porco vantaggio di un pallino. E ok, questo round lo prende Curva. Questo round lo prende Curva. A barre siamo messi bene. Curva. Signori, lo facciamo un applauso bello al Forgo perché si impegni. Può batterlo, può farcela, dai. Air to air vinto da Chan Li. Pressione di normal. Ok, entra con un counter. Overhead che entra. Dash avanti di Bison. Non sta entrando. Come prima. Attenzione, pressione. Bison all'angolo. Ne esce con un'ottima combo in counter. Attenzione. Presa. E qui l'anti-air reset. Cross under di Kuro. Passa sotto. Si ritrova con alle spalle di Bison. Fatta la combo. E Bison riprende la sua. Attenzione. Tramite il trigger. Sì, il trigger. Attenzione. Qui siamo a più. Destro. Due counter. Senza combo ender. Tutto può succedere. Lo rimette all'angolo. Lo mette overhead. Non comba. Niente punish. No, qui ha tirato, niente ha avuto. Stretta di mano sportiva. And Kurosaki is the winner! Niente, Kurosaki vince questo secondo Gamers vs Food. Si aggiudica quindi il New Nintendo 3DS. Messo in palio da gameside.it. Ringraziamo inoltre kissashop.it, la prima fumetteria italiana con reparto alimentare giapponese. E ringraziamo inoltre jlmylifetoys.it per l'action figure di Jigen messa in palio per il terzo posto. E ovviamente il ristorante internazionale di Padova che ha ospitato tutto il torneo. Vi ricordiamo, specialità italiane, giapponesi, cinesi e brasiliane. Attenzione. Solo al ristorante internazionale di Padova, in via Venezia 65. Venite qui ad ammazzarvi di cibo. Sì, e soprattutto a giocare con questo bellissimo ambiente che si chiama Stream Fighters. Signori, dove c'è Danilo Greco e Fabiano Corrai, il toro vicentino, detto Super Fabisno. Ora potete vedere inquadrato il nostro fantastico Albe Gamer. Bene, allora Danilo Greco di Eden Fight Club e Fabiano Corrai vi salutano. Ci vediamo il 4-5-6 a Mantova Comics per il torneo. Un altro torneo. Il torneo di Street Fighter. Kurosaki, venite, esatto. E battetelo. Venite, vogliamo vedere Kurosaki sconfitto.